Col mio nuovissimo forno Matte Oven, oltre alle pizze, ci faccio anche la carne. Oggi una bella fiorentina con delle patate al forno croccantissime fuori e morbidissime dentro. Iniziamo! Allora, per prima cosa sbucciamo le patate, poi le tagliamo a pezzetti, sciacquiamo bene sotto acqua corrente. Ora in acqua bollente mettiamo il bicarbonato, l'aceto di vino bianco, il sale e sbollentiamo le patate per 5-6 minuti. Ora le passiamo in acqua e ghiaccio, le mettiamo in un canovaccio e le asciughiamo bene bene. Poi le passiamo in un contenitore, mettiamo l'olio, veloce mescolata e versiamo in teglia senza sovrapporle. A questo punto, forno a 280 gradi, inforniamo per 20 minuti. Eccole qua. Ora ci mettiamo l'aglio, pepe, il sale, un po' di rosmarino e le lasciamo qui da parte. Ora mettiamo a riscaldare la pasta, mettiamo la nostra fiorentina e la facciamo cuocere 5 minuti per lato. Eccoci qua. Cottura secondo me perfetta. Filo d'olio, sale e assaggio con voi. Non c'è manco bisogno di masticarla. Mamma mia.